put up the tree before my spirit falls again. Fill up the stocking. I may be rushing things, but deck the halls again now. For we need a little Christmas right this very minute. Candles in the window, carols at the spinning. Siamo a Firenze all'Hotel Excelsior, dove questa sera viene presentato alla stampa il Natale dell'Alto Adige, in particolare di Bolzano e Merano, con particolare attenzione ai tradizionali mercatini. Accanto a me Roberta Gozzi, dell'azienda di soggiorno di Bolzano. Allora, siamo diciamo ogni anno qui a Firenze per parlare di questa importante manifestazione, se così si può chiamare, no? Popolare anche. Veniamo naturalmente molto volentieri a Firenze, che ci accoglie sempre con grande entusiasmo. Veniamo con un po' di modestia perché siamo nella città della cultura, nella città che ci ha dato anche a Bolzano molte cose. Per esempio Claudia de' Medici ha istituito all'inizio del 600 il magistrato mercantile, ma abbiamo avuto anche un imperatore che veniva dal Granducato di Toscana, Leopoldo II, quando Bolzano e l'Alto Adige erano ancora austriache, e un pochino a questo si rifà anche la tradizione dell'avvento nella nostra città, un avvento che è fatto di luci, di suoni, di colori, è fatto soprattutto di tradizioni, e sono le cose vere che noi facciamo a casa durante questo periodo, che è un periodo di preparazione dove si decora appunto la casa, dove si fa la corona d'avvento, ne abbiamo un esempio qui dietro, dove si fanno i biscotti, dove ci si prepara pian pianino anche con i piccoli regali che si possono trovare molto spesso ai mercatini di Natale. Ci prepariamo a questa grande festa, che è una festa per i bambini, e ai bambini abbiamo dedicato un mercatino di Natale speciale in Piazza della Mostra. Ma naturalmente anche i grandi, che avranno musica, carrozze, gastronomia, possibilità di viaggiare non solo in Piazza Walter, dove c'è il mercatino principale, ma anche girare per la città e vivere questa atmosfera particolare dell'avvento. Ecco, lei prima ha parlato di tradizioni appunto domestiche. Sbaglio, negli ultimi tempi queste tradizioni hanno ripreso un po' vigore rispetto a qualche anno fa? Ma la tradizione ha ripreso vigore soprattutto perché è un momento di condivisione anche in casa. Questo è forse l'aspetto più bello, perché prendersi qualche ora di tempo da passare con la famiglia, come facevamo noi con le nostre mamme, i nostri papà, e facciamo ora fortunatamente con i nostri bambini, per chiudersi un attimo in casa, prepararsi non solo con la preghiera ma anche con la preparazione proprio di questi oggetti. Quindi preparare una corona d'avvento è un'operazione che richiede un po' di tempo, viene fatta insieme, dove c'è proprio una suddivisione dei lavori, ed è veramente un momento piacevole da passare insieme con la famiglia, quando la temperatura esterna forse non è così ideale per passare del tempo all'aperto. Ecco, l'abbiamo detto altre volte, ma lo ripetiamo perché non è mai abbastanza, che il mercatino di Bolzano è il più antico, no? D'Italia. Il mercatino di Natale di Bolzano è stato il primo, compie 25 anni quest'anno, e per festeggiare questo compleanno ci siamo fatti venire in mente qualcosa di nuovo. L'iniziativa si chiama Un Natale di Libri, perché abbiamo pensato che Natale è senza un libro, è una strenna natalizia molto gradita, quindi all'ingresso del mercatino ci sarà uno stand che proporrà i libri, ma solo i libri dei 12 autori che abbiamo invitato. Sono 8 autori italiani, 4 tedeschi, anche qui Bolzano si riconferma incrocio e incontro di culture italiana e tedesca. Fra i nomi di spicco abbiamo Gian Antonio Stella, Susanna Tamaro, ha appena dato la sua conferma anche Lilli Gruber, abbiamo la figlia di... Lilli Gruber, che è di Bolzano fra l'altro, no? Lilli Gruber vive vicino a Bolzano e ha proprio chiesto di partecipare anche lei a questa bella iniziativa, che vede appunto dei bei nomi venire a Bolzano a presentare i loro best seller. Avremo la figlia di Edoardo Raspelli. Feltri anche? Abbiamo Vittorio Feltri, abbiamo Mario Giordano, quindi veramente un parterre d'eccezione che verrà a visitare anche il mercatino, e speriamo di ravvivarlo con degli ospiti nuovi d'eccellenza.
Un mercatino affascinante il vostro, la piazza è bellissima, poi ci sono insomma le montagne intorno, questo albero è immenso, è un mercatino particolare anche perché non è, diciamo così, soffocante come altri mercatini che siamo abituati a vedere, ma è molto spazioso, insomma è possibile camminare tranquillamente, parlare e ammirare senza dover per forza, appunto, diciamo così, cozzare, mi passa questo brutto termine, con altre persone. Sì, poi Piazza Walter è uno dei punti, ce ne sono anche altri, quindi il mercatino veramente si estende su tutta la città e quindi noi consigliamo veramente di venire a visitarlo in giorni di minore frequenza perché ci si può godere veramente tutti i prodotti che sono al mercatino, più del 30% sono prodotti artigianali, ormai anche nei mercatini tradizionali d'Oltralpe questo non succede più molto spesso, tant'è che anche negli ultimi anni abbiamo acquisito sempre più ospiti che vengono dal nord perché apprezzano e sono maestri di mercatini, apprezzano da noi questa città a dimensione duomo con una cornice di montagne fantastica attorno, quindi la possibilità di salire in funivia in pochi minuti e visitare i dintorni. Apprezzano una città che vive di cultura e di musei, piccolina, quindi che si può percorrere a piedi, e questi piccoli gioielli che impreziosiscono tutto il centro storico. Ecco, ricordiamo che da Firenze si può prendere tranquillamente un treno e scendere proprio a due passi dal mercatino, quindi è estremamente semplice da raggiungere e questa bellissima città che sembra lontana ma poi in realtà non lo è così tanto. Allora, Roberta, vogliamo dire qual è secondo lei la caratteristica del mercatino di Bolzano che lo contraddistingue da tutti gli altri? Ma forse la caratteristica principale è la ricerca della varietà, 80 espositori, più di 80 in realtà, con pochissime sovrapposizioni e anche dove ci sono il gusto personale degli artigiani ne fa degli articoli diversi e la particolarità proprio della messa in rete di tutta la città, cioè il mercatino è una cosa ma vive anche di visite guidate, di altari aperti apposta, i nostri famosi altari lignei che si aprono per l'occasione per farli vedere anche agli ospiti che vengono durante il mercatino, quindi un'occasione unica per vivere l'avvento al mercatino e conoscere una città mitteleuropea. Un'ultima parola sul cibo, no? Il cibo tradizionale natalizio di Bolzano, qual è? Non abbiamo in realtà un menù di Natale. Ma in questi giorni cosa si può mangiare? Ma in questi giorni naturalmente si mangiano i cibi invernali, quindi quelli che una volta i contadini mettevano via per l'inverno. Sui dolci naturalmente abbiamo una grandissima varietà partendo dalla tradizionale strudel di mele, ma soprattutto la pasticceria natalizia. Questa la fa da padrone, la vediamo ovunque e cerchiamo anche di farla in casa. Qui all'Hotel Celsio di Firenze oggi viene presentato non soltanto il mercato di Bolzano, ma anche per la prima volta dobbiamo dire quello di Merano, perlomeno qui a Firenze. A Merano, città molto bella, vicina a Bolzano, che ha il suo però tradizionale mercato tipico. E quali sono le caratteristiche del mercato di Merano? Ne parliamo con Gabriella Stromer, assessore al turismo di Merano. Allora, quali sono queste caratteristiche? Beh, il mercato natalizio di Merano è uno dei pionieri dei mercati natalizi in Alto Adige, esiste da 23 anni e quindi ha una tradizione molto lunga ormai e ha un ambiente speciale perché le casette sono situate lungo il fiume Passirio davanti al famoso Kurhaus, la nostra sala congressi, ed è veramente un ambiente unico. Quindi molto suggestivo. È molto suggestivo, poi cerchiamo di abbinare chiaramente sempre l'alpino mediterraneo perché Merano è proprio il punto d'incontro fra il nord e il sud dell'Europa e quindi ha delle caratteristiche speciali. Inoltre il mercatino che è stato rinnovato 3 anni fa dove l'ha preso in gestione poi l'azienda di soggiorno di Merano,
si è dato un volto nuovo abbinando la tradizione nostra altoatesina all'innovazione, quindi le casette del mercatino di Merano non sono più quelle propriamente alpine dei masi o delle campagne nostre, ma sono abbinate comunque con materiali sostenibili del territorio a un design innovativo. Ecco, cosa si può trovare, cosa si può acquistare all'interno di questo mercato? Beh, noi ci teniamo tantissimo a controllare la qualità e ad avere i prodotti locali della nostra regione, della nostra provincia, fatti con materiali sostenibili, quindi dalle candele, dalle saponette, dagli oggetti fatti in legno di varia natura, strumenti musicali come oggettistica, oppure anche le famose pantofole di feltro, che insomma ce n'è di tutti i colori. Allora, abbiamo detto che per arrivare al mercatino di Bolzano basta prendere il treno da Firenze e scendere a Bolzano. Per arrivare a Merano c'è un'altra fermata o bisogna cambiare? Come funziona attraverso appunto i nostri mezzi di locomozione? Beh, si cambia a Bolzano, però c'è un treno ogni mezz'ora che va a Merano, quindi è facilissimo da raggiungere. Ecco, cosa si può vedere a Merano per Natale al di là del mercatino? Allora, ci sono tantissime offerte. Innanzitutto abbiamo le nostre terme famose di Merano, dove ormai soprattutto per gli ospiti di madrelingua italiana sono ricercatissime e offrono un relax e un ambiente speciale con diversi tipi di saune e anche allo champagne e serate molto lunghe alle terme di Merano, oppure le passeggiate dove si può passeggiare anche sui sentieri senza neve, oppure anche quelli, le escursioni sulla neve, oppure nel centro sciistico di Merano 2000, che si raggiunge in 7 minuti con la funivia nuova costruita ormai 5 anni fa, però in 7 minuti si raggiunge 2000 metri ed è un comprensorio stupendo perché è tutto soleggiato e con la neve si hanno delle immagini splendide. Poi c'è il famoso Saleva Camp, sono delle 14 tende a un'altitudine di 2400 metri in mezzo alla neve, dove si può pernottare e godersi un'avventura molto particolare ed unica, chiaramente altamente professionale, quindi non si soffrirà sicuramente il freddo. Senta, in conclusione vorrei anche che lei ci dicesse qualcosa sui cibi tipici di Merano nel periodo natalizio. Allora, i cibi proprio tradizionali sono sicuramente lo strudel, come i biscotti un po' salati con le spezie, tipo la cannella o i chiodi di garofano, che hanno dei sapori molto particolari. Poi tutti i tipi di biscotti immaginabili con il grano saraceno, ci sono poi il pane biscottato e tante buone cose, il vin boulet da non dimenticare, che c'è quello col vino, c'è quello alle mele, abbiamo tante cose e anche qua ormai si cerca anche di abbinare l'alpino al gusto mediterraneo. Una curiosità, ma il panettone si mangia a Merano per Natale o no? O si mangia un altro dolce? Ma si mangiano altri dolci, ma si mangia anche il panettone, e quindi è proprio questo il connubio, che da noi si trova sia l'una che l'altra cosa, no? Poi c'è la famosa corona d'avvento come decorazione che vediamo qua nel fondo, e sono queste tradizioni nostre di cui noi ne andiamo fieri. Insomma, Merano si può raggiungere con molta facilità anche un paio di giorni, insomma, potete visitare il mercatino di Bolzano, quello di Merano e anche quelli circostanti, quindi insomma siamo qui proprio per proporlo a tutti i toscani che ci stanno seguendo, grazie. Haul out the holly, put up the tree before my spirit falls again, fill up the stocking, I may be rushing things but deck the halls again now. Yes, we need a little Christmas right this very minute. It has a
Alto Adige in primo piano, questa sera continuiamo a parlare del Natale, dei mercatini di Natale. Sono con Roberta Creazzo, responsabile proprio del mercatino di Natale di Merano. Allora, Roberta, quali sono state le difficoltà e i piaceri nel riuscire a creare un mercato che sia così stimolante per le persone che verranno a Merano? Beh, iniziamo dalle cose brutte, no? Scherzo. Le difficoltà sono tante perché c'è da mettere insieme tante persone, tante idee, e riuscire sempre a far combaciare tutto quanto non è semplice. Però poi la soddisfazione di vedere il prodotto finito, di vedere la gente contenta quando cammina tra le bancarelle, di sentire i commenti anche sui social network e sui nostri canali, insomma, dà tanta soddisfazione. Ecco, quanto tempo prima iniziate a preparare e a pensare al mercatino dell'anno successivo? Io lavoro un anno intero per il mercatino. Diciamo che alla fine dell'edizione mi prendo un po' di pausa e poi da febbraio-marzo già partiamo a ricercare i nuovi espositori dell'edizione successiva e poi con tutto l'iter burocratico e organizzativo. Ma dà parecchia soddisfazione appunto lavorare per una cosa così bella, no? Sì, che è una cosa anche commerciale, ma non soltanto, perché poi i vostri mercatini, quelli di Bolzano e di Merano, insomma quelli dell'Alto Adige, hanno la caratteristica di essere considerati dei mercatini con l'anima, no? Sì, i nostri sono dei mercatini appunto che soddisfano tutti e cinque i sensi. Ci sono i profumi, ci sono i colori, ci sono i sapori della tradizione, quelli assolutamente, si può fare qualcosa con le mani, abbiamo corsi laboratori per bambini ma anche per gli adulti, ci sono gli artigiani che lavorano, fanno vedere i propri mestieri, la musica di sottofondo natalizia sempre presente, quindi c'è un romanticismo assoluto, la gente ne rimane sempre affascinata. Ecco, quanti turisti in genere partecipano al vostro mercatino? Sono molti, e da quali nazionalità vengono? Sono tantissimi, noi facendo le nostre stime, le nostre ricerche, più o meno siamo sui 300.000 visitatori all'anno e soprattutto dall'Italia, da altre parti d'Italia, e abbiamo poi anche una parte di visitatori della Germania, dell'Austria e della Svizzera. E la cittadinanza di Merano, appunto, come lo vive questo mercato? Con piacere? In fondo in quel periodo sarete sovraffollati, no? Mi immagino. Assolutamente siamo un po' sovraffollati, però devo dire che anche i meranesi stessi partecipano. Noi cerchiamo sempre di proporre delle soluzioni anche per loro. Ad esempio quest'anno abbiamo pensato degli aperitivi musicali il sabato mattina, dove appunto i banchetti di gastronomia offrono degli stuzzichini da abbinare agli aperitivi con sottofondo musicale, quindi sempre gruppi che suonano, spero diventi un appuntamento fisso del sabato mattina dalle 11 alle 13 anche per i meranesi. In conclusione, qual è la cosa di cui va più orgogliosa di questo mercatino e che magari, non so, è scaturita da una sua idea? Questa cosa degli aperitivi, ancora non abbiamo un riscontro perché la lanciamo quest'anno per la prima volta, però sono sicura che risponderanno bene sia i turisti che i meranesi stessi. Grazie e buon Natale! Grazie, tanti auguri anche a voi! Haul out the holly, put up the tree before my spirit falls again. Fill up the stocking, I may be rushing. Renzo Vatti, giornalista esperto di turismo. Allora, il fascino dell'Alto Adige si ripresenta in inverno in maniera prepotente e in particolare con i mercatini di Natale. Esatto, abbiamo il piacere di dare un'anteprima alla Toscana dei mercatini natalizi, tipici mercatini natalizi di Bolzano e di Merano. Sottolineo che Bolzano celebra quest'anno i 25 anni del mercatino natalizio, che è il più tipico e il più completo in assoluto, abbinato quest'anno a Merano, un'altra città altrettanto tipica e caratteristica. Si può fare veramente un fine settimana o anche durante la settimana una visita a entrambe le città, perché veramente lì c'è già un'area natalizia dove veramente si gode un'atmosfera del Natale, delle tradizioni, dell'artigianato, dei prodotti locali e anche in fondo anche enogastronomia.
Ecco, qual è la cosa che più l'ha colpita quando lei è stata a visitare questi mercatini? La cosa più interessante sono gli oggetti dell'artigianato, perché ormai i mercatini natalizi sono un po' dappertutto, però come quello dell'Alto Adige, come quelli soprattutto di Bolzano e di Merano, dove c'è molte tipicità, ci si trovano molti oggetti che altrove non si possono neppure acquistare, e devo dire questa loro caratteristica esclusiva che hanno in questi prodotti dà un'atmosfera diversa, insieme ai canti, ai cori e alle loro tradizioni folcloristiche, tutte legate al Natale, dà un'impressione veramente, veramente di alto livello, interessante. Allora, cosa le dico? Buon Natale, Renzo! Buon Natale e un invito a visitare questi due mercatini, perché farete veramente un bellissimo fine settimana e vi godrete il Natale in diretta. Fine settimana, ma ricordiamo, è aperto tutti i giorni il mercatino. Il mercatino è aperto tutti i giorni, io ho detto fine settimana per chi lavora. Per chi lavora, sì. Meglio sarebbe andarci durante la settimana, perché c'è meno gente e quindi più godibilità dell'ambiente. Tree before my spirit falls again. Feel like